Oggi credo che lo possiamo dire tranquillamente che si è visto un Pescara bello, propositivo contro una squadra che c'entra poco con la categoria. Sì, penso che visto la difficoltà della partita, dell'avversario, penso che la mia squadra ha fatto bene, anche se a tratti poteva fare meglio, gestire meglio. Dove doveva fare meglio nella gestione? Noi abbiamo perso riferimenti a fine di primo tempo e secondo tempo, nel senso che centrocampo che doveva giocare un po' più insieme e costruire qualche cosa per gli attaccanti, erano sempre sparsi per campo. L'infortunio di Palmiero quanto vi ha penalizzato? Intanto se ci può dire come sta? Non ce lo posso dire, però che è uscito perché stava male, c'era l'adduttore problema e io spero che si risolva più presto, anche se questi infortuni non si guariscono tanto veloci. Lei ha messo subito dentro Aloy preservando Mora, perché? Perché mi serviva uno più dinamico e penso che Aloy è più dinamico rispetto a Mora. Ho fatto questa scelta. Molto bene, continuano a crescere i due esterni bassi. Milani ha fatto anche l'assist per il gol di Lescano. Crescenzi oramai è un attaccante aggiunto. Su quell'aspetto ci siamo, Zeman? Sì, arrivano spesso. Poi ancora certe volte sbagliamo i tempi. Ma speriamo che impariamo presto perché il campionato sta finendo. È la prima volta che conferma la formazione della settimana precedente. Che cosa significa questo? Beh, io parto con quelli che vedo e quelli che hanno fatto anche bene la partita prima, poi durante la partita ci si devono essere. Lei conosce benissimo Merola perché l'ho avuto l'anno scorso a Foggia, i movimenti sono quelli giusti, però manca un po' di concretezza dentro l'area, d'accordo? Vabbè, lui ho già avuto 3 palle per fare gol, purtroppo non le ha fatti. E lui è il primo che si dispiace, però è importante arrivare, io dico sempre basta arrivare e poi si vede che succede. Quanto è contento a conti fatti del Pescara, del suo Pescara oggi, Zema? Ma io sempre in riferimento all'avversario, perché qua a Catanzaro non so chi ha fatto punti. Noi nessuno, prima il Pescara. Noi l'abbiamo fatto e potevamo fare 2 in più. Però non è un punto in più, un punto in meno. La prestazione, io penso che questa squadra non ha aspettato gli avversari, ha cercato di giocarsi e se l'ha giocato. A proposito di centrocampisti dinamici, credo che sia quasi pronto il rientro di Jabua. Cosa si attende, cosa chiede a Jabua? Quel dinamismo che c'ha, che aveva prima, io spero che rientra al meglio e che ce lo dà. Chiedo l'ultima cosa, Zeman, questo Pescara e quello visto domenica scorsa è una delle squadre favorite playoff secondo lei? No, quello non lo so giudicare perché conosco poche altre squadre per ora. Però comunque va via. Poi quando sarà ci prepareremo. Però comunque va via contento oggi dal Ceravolo, Zeman. Vabbè, ma è sempre meglio non perdere, no? E qua c'erano tante possibilità di poter perdere, sono contento che la squadra se l'ha giocata, ha voluto il risultato e l'ha ottenuto. Allora io provo a far fare una domanda da studio a Zeman, non so se mi ascoltate. Sì, ok, adesso sì, vai Massimo. Ti ascoltiamo Fabio. Forte e chiaro, una battuta e poi una domanda. Una battuta a Zeman perché fa miracoli, la squadra ha imparato a giocare contro vento. Allora intanto una cosa simpatica di Massimo Profeta da studio: la squadra ha imparato a giocare contro vento, chiaramente in riferimento a Messina. Eh sì, anche quello, ma sicuramente la difesa poteva salire più volte su, abbiamo preso il gol perché ci siamo fermati e aspettavamo sto lancio lungo e abbiamo preso il gol su quello. Poi come comportamento, ripeto, primo tempo proprio perché c'era vento abbiamo giocato spesso sta palla lunga e invece per me si può costruire Rosatera anche con vento. Ecco, perfetto, e ora la domanda di Fabio Ferraresi, così salutiamo il tecnico Zeman. Vai Fabio. Ti hai già detto tutto e complimenti chiaramente al mister per aver ridato subito vigore ad una squadra che era un po' spenta nell'ultimo periodo. Se si auspica di rivedere uno stadio
durante i playoff tipo quello di oggi, perché chiaramente giocare con tanto pubblico potrebbe essere un'arma in più. Le chiede Fabio Ferraresi, che le fa i complimenti, se durante i playoff si augura di vedere a Pescara questo pubblico, questo stadio, questa cornice di pubblico. Io spero, ma dipende da noi, ripeto, ce la dobbiamo portare al campo per le nostre prestazioni, no? Perché ci chiamiamo Pescara.